Buongiorno, buonasera, buonanotte, non lo so, buon pomeriggio. Questo è un ambiente non molto familiare per chi guarda un vlog, perché questa è una casa grande, casa grande, mai vista ultimamente nei miei vlog, nei miei interventi. Che è casa mia a Castel Rinaldi, piccolo, piccolo paese dell'Umbria. Cercate sull'Atlante, non lo troverete. Salve, rieccoci qua. Ho ritardato, diciamo che ci ho messo un po' per fare questa puntata, per il fatto che comunque sono tornato in Italia, come potete vedere. Sì, 5 giorni per vendere la macchina, cosa fatta e risolta. No, non del tutto, domani devo pagare i bolli. Quindi manca, diciamo, l'ultimo pezzo. Devo pagare i bolli, devo mandargli il manuale, insomma. Vendo una macchina, una sega assurda, una spesa, una sega, perché non solo è un guadagno, ma è anche una spesa, perché se uno pensa al passaggio di proprietà, se uno pensa insomma a fare i viaggi, come dire, vabbè, insomma, anche una spesa, non è tutto di guadagnato spesso e volentieri. Poi sì, c'ho quel venditore che cazzo, cioè, prima vabbè, la macchina doveva essere venduta a 12. Il prezzo non era male perché insomma l'avevo pagata 12,8, perciò insomma eravamo partiti così, ma penso, oddio, sono stato sempre abbastanza dubbioso riguardo a venderla a 12. Infatti è stato qui la persona che l'ha comprata e appena l'ha vista ha notato una bozza, perché c'è una bozza che mio padre non aveva notato, comunque non si era ricordato. E alla fine, quindi già avevano scalato di abbastanza, diciamo, tipo 8,8, non solo per quella bozza, per degli strisci comunque, più che altro roba di danni, tra virgolette. E in più, niente, stavo per venderla e l'ho venduto a un finanziere, e questo finanziere andava a controllare su internet, sì, su internet, sul database della polizia, visto che era incidentata e stava quasi per cambiare idea. Dice: ma è stata una doccia fredda. Dico: vabbè, insomma, alla fine io ho messo 1000 euro di meno. Me ne sono pentito perché 1000 euro di meno, cioè, boh, una macchina incidentata alla fine significa che è rotta, anzi. L'avevo riparata tutta per bene, ma dice perde di valore. Perciò sì, me ne sono pentito, però dovevo togliermi sto dente. Comunque l'ho venduta a 7,8, una macchina di 3 anni fa, e quindi diciamo che ci sta, via. Ci sta, penso che C3 del 2010. Ci dovrebbe stare. E comunque, vabbè. Giusta parentesi, e volevo salutare, vabbè, cioè, è un saluto molto generico, ma le persone che non ho potuto salutare in questi giorni qui a Spoleto, perché io sono di Spoleto, per chi non l'avesse capito, sì, volevo salutarli, ma che purtroppo il tempo è stato veramente. 5 giorni non sono un cazzo per chi deve vendere una macchina, ecco. Che più che altro è stato quello. Poi, vabbè, ho fatto giri, ho comprato, ho venduto, per l'appunto. E perciò via, c'è stato un bel via vai e non ho potuto salutare tutti, ecco, diciamo, purtroppo. Però, ecco, prossima volta conto di fare una vacanza, perché comunque è stata una vacanza per me. Non sottovalutiamo il fatto che, lo dico a tutti i londinesi, no, i londinesi, tutti gli italiani che stanno a Londra, non sottovalutiamo il fatto che andare in Italia in vacanza, tornare a casa in vacanza, è una figata.
figata perché ti godi gli oggetti che non hai potuto, che non ti sei potuto godere. Io qui farei vedere la mia collezione DVD, CD che ho e che diciamo diciamo con tutto il lavoro, insomma, con tutto, diciamo che con il lavoro non è che mi sono potuto godere più di tanto tutta sta bella robina che ho preso. Perciò un po' di roba me la porto dietro perché poi non ho potuto fare niente, non ho potuto vedere niente. Giradischi, giradischi mai usato praticamente, l'ho comprato solo per, cioè, tutto contento, poi alla fine non ho potuto usarlo. DVD, CD più che altro, vabbè. E comunque sì, tornate in vacanza a casa vostra, tornate in vacanza a casa vostra, che è una gran cosa. E niente, saluto quindi tutte le persone che non ho potuto salutare. Ecco, diciamo così, vi saluto tanti, tanti, tanti in questo momento, ma non ho, cioè, mi sono, diciamo, limitato a uscire con le persone, con i migliori amici e parenti, ecco. Oddio, è stata per me una sorpresa vedere tutte queste persone, cioè tutte queste, insomma, migliaia, no, molte persone che seguono il mio blog, proprio amici, miei amici, ex amici, oddio, ex amici mi sanno, vabbè, comunque molti amici, conoscenti che seguono il mio blog che io non pensavo, quindi cazzo, grazie. Che dire, anche se, ecco, volevo puntualizzare una cosa, cioè, mi sono reso conto, dico, cavoli, per un attimo ho pensato, cavoli, magari, che ne so, io critico, cioè, ho avuto le mie critiche verso magari persone, verso fatti accaduti, ecco, però, cioè, quindi, sentirsi dire da quelle persone che ho criticato, magari, oh cavoli, seguo il tuo blog, cazzo, dico, va bene, grazie, dico. Però ecco, quindi mi sono pure un po' pentito, dico, vabbè. Però c'è da dire che la prima regola di un blog, secondo me, è quella, ecco, lo dico per chi vuole iniziare, ecco, mi permetto anche di fare il maestro dopo questo pochissimo tempo che faccio un blog. Che la prima regola di un blog, secondo me, è di non tener conto delle persone che ascoltano, semplicemente. Cioè, non è che devi pensare, uno, cavoli, se dico questo, poi se mi ascolta Tizio, poi se la prende, poi invece quell'altro, sicuramente gli piacerà se gli dico questo, eh. No, no, assolutamente. Cioè, nella vita, secondo me, non deve essere così. Vabbè. Non ci mettiamo a fare i filosofi. Però nel fare un blog, secondo me, è una regola, insomma, è la prima regola, è la prima regola, perché poi quando non c'hai, insomma, quando non hai limiti, il risultato, diciamo, il risultato, insomma, vengono fuori le cose più interessanti, più, non riesci a parlare meglio, ecco. Non perché io ce l'abbia, insomma, con persone, però certo mi ha fatto un po', capito? Oh cavolo, seguo il tuo blog, ah, sono il tuo ex datore di lavoro che ti ha detto che ne so, che non ti pagavo un cazzo. Bravo! Insomma, però vabbè, dico, vabbè. Vabbè. Comunque, niente, chiudo qui. Mi sembra di averla fatta corta, ma invece no, sono 9 minuti. 9 minuti che sto di intervento blogatorio. Quindi niente, ci sentiamo a Londra. Statemi bene, venite a trovare, scrivetemi, mandatemi la posta del cuore, fate quello che volete. Un saluto, ecco, non siate timidi, ecco. Perché tanto a me, fondamentalmente, questo blog continuerò comunque a farlo. Ecco la cosa che mi dico, insomma, che
Non siate timidi, salutatemi, non tenete conto di se ho parlato male di voi, insomma, perché fondamentalmente, vabbè, è quello che penso, ma do una buona possibilità a tutti, ecco. Vabbè, scusate questo momento di ego. Va bene, ragazzi, ciao a tutti, al prossimo vlog e statemi bene.